Tu te lo ricordi il nostro primo giorno di scuola? La ragazzina piagnona che voleva scavare una buca in giardino per tornare a casa. Se non fosse stato per te, starei ancora lì a piangere. Mi hai preso la mano e non l'hai più lasciata andare. Per 13 anni mi è sembrato inconcepibile passare un'intera giornata senza vederti. E ora... 20 anni, Roma, un figlio, un marito, un ex marito. Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia. Ti ammiro molto per il tuo lavoro, davvero. Ma quando te ne sei andata hai lasciato un vuoto, e non solo in Daniele. E nonostante tu mi mancassi tantissimo, dal primo giorno in cui io e Daniele ci siamo baciati fino a quando sono nati Emilio ed Elia, non c'è stato un giorno in cui io non sia stata felice che tu te ne fossi andata. E nonostante io cercassi di allontanare il pensiero, più lo facevo, più mi sentivo una ladra. Come se ti avessi rubato la vita. Non mi hai rubato nulla. Quello che è successo prima non ha alcuna importanza. Non ci credo. A me dispiace solo che tutti i momenti che avremmo potuto vivere insieme non torneranno più. Però possiamo viverne di nuovi, no? Già il fatto che fumi in gravidanza è un bel cambiamento. Beh, effettivamente sono cresciuta bene, sì. Senti un po', tu te lo ricordi il nostro motto? Dai. A culo del mondo. Che il mondo va a culo di noi. Cosa voleva dire? Ma che ne so.